Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è il Prima TG Flash delle ore 11. Andiamo con le ultime notizie. Restano alti i numeri dei contagi Covid-19 in Italia, seppur in leggera diminuzione rispetto alle ore precedenti. Come recitano i dati di ieri del Ministero della Salute, si registrano 12.715 nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 298.010 tamponi molecolari più antigenici. Il tasso di positività scende al 4,2% e si contano anche 421 decessi. Andiamo ad ascoltare l'analisi di Gianni Rezza dalla cabina di regia di monitoraggio dei dati Covid-19 del Ministero della Salute. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese tende leggermente a diminuire e l'incidenza, che rimane ancora elevata, si fissa intorno a 289 per 100.000 abitanti. In leggera flessione anche l'RT, che è di 0,84 a livello nazionale. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva, vediamo una tendenza alla leggera diminuzione, tant'è vero che stiamo intorno a un indice di occupazione del 28%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. Questo miglioramento, anche se lieve, è la conseguenza delle misure che sono state prese nel corso dell'ultimo mese, per cui bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Arrivato puntuale il bollettino di aggiornamento Covid-19 in Campania dall'unità di crisi regionale, i positivi di ieri sono stati 1.366, di cui 116 identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.220 e sintomatici 30. I tamponi effettuati del giorno sono stati 17.345, di cui 2.809 antigenici, per un totale positivi di 220.784, di cui 1.200 antigenici ed un totale tamponi effettuati di oltre 2 milioni. Deceduti invece delle ultime 24 ore sono 22, di cui però 8 registrati ieri, ma nelle ultime 72 ore 14 in precedenza. I guariti in totale sono invece 3.747 da inizio pandemia, mentre ieri 1.300. No, scusami, ho sbagliato. Ha registrato ieri, sì, scusami. I guariti di ieri invece sono 1.330 per un totale guariti di oltre 155.000. Il report su posti letto di base regionale recita: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 92, posti letto di degenza invece disponibili 3.160, di cui occupati 1.435. Con la scarsità di dosi annunciate da Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna annuncia un forte taglio nelle consegne. Nella giornata di ieri c'è stato un nuovo vertice a Roma fra il ministro degli affari regionali Francesco Boccia e i presidenti delle regioni italiane per rivedere il piano vaccini anti-Covid-19, che dovrà essere adeguato man mano in base alle erogazioni degli stessi. Presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato, ha riferito il ministro Speranza durante il vertice. Arcuri ha poi spiegato che ad oggi abbiamo somministrato 1,8 milioni di vaccini, oltre 462.000 seconde dosi. La vaccinazione è ripresa, stiamo usando le doti conservate e quelle che stanno arrivando per somministrare le seconde dosi. Da domani, lunedì 1 febbraio, quasi tutta l'Italia tornerà in zona gialla, comprese Lazio e Lombardia. 5 le regioni che resteranno invece arancioni e sono Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà infatti la nuova ordinanza che partirà da domani, come abbiamo detto, lunedì 1 febbraio. In area arancione, le regioni, quindi, che abbiamo detto, Puglia, Sardegna, Umbria e la provincia anche autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome invece saranno in area gialla, compresa la Campania. Resta il divieto di spostamento tra le regioni come previsto dall'ultimo DPCM. È quanto precisato nella conferenza stampa al Ministero della Salute per l'analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Il divieto dunque resta nonostante molte regioni siano passate in area gialla. L'indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante, frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato. Numerose regioni torneranno in area gialla,
questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa, scrive il ministro della Salute Roberto Speranza. Nella giornata di ieri salgono ancora i contagi in provincia di Caserta, infatti sono stati riscontrati 180 nuovi positivi su 1.991 tamponi processati per una percentuale di incidenza del 9%, restato anche il numero delle vittime, 8 registrati nelle comunità di Arienzo, Carmigliano, Presenzano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, Santa Maria Capovetere, Trentola, Ducenta. La città con il maggior numero di attuali positivi rimane Maddaloni con 259, Marcianise e Caserta invece con 158, seguite da San Felice a Cancello con 141. Passiamo adesso invece allo sport. Dopo la vittoria agevole in Coppa Italia, il Napoli riceve il Parma allo stadio Diego Armando Maradona oggi alle ore 18. Emiliani bestia nera degli azzurri, infatti dal ritorno nel Napoli in Serie A i Ducali hanno già vinto 4 volte fuori casa contro gli azzurri, solo la Roma ha fatto meglio. Gattuso rilancia Di Lorenzo e Bakayoko che sono stati tenuti a riposo in Coppa Italia, così come Petagna che non è al meglio, preservato proprio per una sfida contro un avversario molto coperto in cui è importante il centravanti e l'uomo d'area. Per il resto Lozano torna a destra e si potrebbe ripartire dal 4-3-3, ma chiaramente col passare della gara come all'andata si potrebbe passare di nuovo al 4-2-3-1 alzando Zielinski o con l'inserimento di Osimhen. D'Aversa deve fare a meno di Valenti, invece Laurini, Bruno Alves e Caramo, e dovrebbe riproporre l'11 delle ultime gare con l'acquisto di Conti titolare a destra ed Osorio recuperato al centro della difesa con Jacoponi in attacco tridente asimmetrico con Kurtic, Gervinho e Cornelius, non escluso però anche un passaggio ad un 3-5-2 più coperto. Intanto destano anche preoccupazione le condizioni di Dries Mertens, che ieri è tornato in Belgio per ulteriori controlli alla caviglia. Il centravanti belga rischia uno stop di altre 3 settimane. Chiudiamo sempre con il calcio, con la Casertana che è uscita sconfitta dal campo del Foggia. I falchetti hanno perso 1-0 a causa della rete di D'Andrea nella prima frazione, nonostante la Casertana abbia offerto una buona prestazione. Andiamo ad ascoltare le parole di Guidi in conferenza post match. C'è rammarico perché penso che la squadra abbia espresso un buon calcio. Ha fatto la partita praticamente sempre per tutta la durata della gara. È vero che il Foggia è stato bravo a saper sfruttare i nostri 3-4 errori dove ci ha costruito poi la partita, sia l'occasione del gol e le altre 2-3 occasioni che ha avuto su passaggi errati nostri. Però ecco, la squadra secondo me si è espressa bene. Siamo mancati forse negli ultimi 20 metri, nell'ultima scelta, nell'ultimo passaggio, però ecco, penso che forse sul campo un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. No, ma infatti i ragazzi hanno fatto quello che gli era stato chiesto, memore della partita che avevamo giocato all'andata, anzi meglio dire non giocata all'andata. Oggi la squadra ha espresso, ha dominato il campo, ha dominato la palla. Poi chiaramente la mole di gioco, bisogna essere più bravi a concretizzare e a creare occasioni, ma sapevamo allo stesso tempo che il Foggia ha questa intensità di pressione, di pressing, è una squadra, dai numeri si dice questo, perché insomma delle 59 squadre della Serie C è la squadra che fa più falli e questo è un modo di giocare, è una squadra iperaggressiva. Sono giocatori estremamente dinamici, quindi sapevamo che non dovevamo metterla da quel punto di vista lì, perché è un loro modo di interpretare le situazioni, e la squadra ha giocato, ha fatto correre la palla velocemente. Ripeto, dovevamo essere più bravi, più veloci a scegliere l'ultimo passaggio, perché nell'ultimo terzo di campo qualche movimento e qualche scelta è stata errata e secondo me ci ha precluso di creare occasioni. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Una buona domenica.